Multiverso. L'immaginario mima il reale e il reale assume i colori dell'immaginario. Quanto vorrei fosse mia questa citazione pazzesca, ma purtroppo è di questo simpatico signorotto qui, Edgar Morin, filosofo e sociologo francese nato nel 1921 e con ben 102 anni sulle spalle. Mica male a proposito di supereroi. Stampa, cinema, radio, televisione. Insomma, lui aveva capito molto tempo prima della nostra nascita che non esiste solo la nostra realtà, ma che i mass media possono produrre una spinta verso l'immaginario. E sapete cosa? Aggiungerei anche videogiochi, manga e anime. Sarà perché ho appena completato l'ultimissimo videogame di Spider-Man, o forse proprio perché il mio mantra, nonché l'unica frase che mi tatuerei, è: detto che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ma no, i videogiochi distruggono la socialità! Grandissima cazzata. In realtà i videogiochi, gli anime e i manga sono un vero e proprio universo a parte che oggi riproduce un ambiente di aggregazione. Prendi i videogiochi, hai mai giocato online? Ti sei mai coordinato con un tuo amico sulla prossima mossa? Hai mai oscillato tra i cieli di New York o destreggiato una spada laser? Hai mai indossato i panni del tuo personaggio preferito? Hai mai scritto un nome sul Death Note? Ecco, magari questo evita. Se la risposta è no, forse avresti dovuto farti un giro alla Milan Games Week e Cartoonix. Tra il centenario Disney, i 25 anni di Harry Potter, il Gran Cosplay Contest e un sacco di altri multiversi da scoprire, potevo non andare? Scuola.net è stata anche community partner. Sapete che significa? Che avevamo un palco, l'Hero Stage, dove abbiamo ospitato ospiti incredibili come Sio, Giacomo Bevilacqua, Frafrog, che si sono massacrati a Super Mario. Ma poi c'è stato anche Masaru Kitao, character designer della serie animata di Death Note. Avrà osato scrivere il suo nome nel mio Death Note? Vabbè, detto ciò, quale scusa migliore per prendere un treno al volo ed entrare nel multiverso? Quale personaggio interpreti? Allora, in questo caso Capitan America. Da cavalcatore di gallino. Spider-Man della PS4. Tu sei ovviamente Walter White. Di Breaking Bad. Anzi, se proprio dobbiamo dirla, Heisenberg. Anche se la risposta è abbastanza scontata. Simon Ghost Riley, Warzone 1. Gagno da Genshin Impact. Non è il mio unico cosplay. Come mai sei qui oggi? Per fare principalmente cosplay, per godermi la fiera, per provare magari nuovi videogiochi. E vedere stand, robe. È una bella esperienza. Far sorridere i bambini è la cosa, secondo me, più bella. E quando entrano in queste fiere, come in altri contesti, per loro, secondo me, è entrare in un mondo bellissimo, no? Immaginiamo noi quando eravamo piccoli che guardavamo i cartoni. Andiamo a cucinare, mi spieghi un attimino questa roba della Blumet? No, nel senso, come funziona? We are not playing the same. No, we're not looking to change. Hand on the wheel. They think we lack in the drive. Boy, you should stay in your lane. Foot on the gas. I do not care if I crash. Long as I stick to the plan. What is the plan? E proprio dall'Hero Stage di Scuola.net abbiamo fatto una chiacchierata con l'illustratore quasi rosso. Esatto. Allora, qual è il primissimo lavoro che hai fatto? Allora, il primissimo lavoro che ho fatto è stato un po' il concretizzarsi della mia prima esperienza web. Okay. Quindi quando ho iniziato a pubblicare dei fumetti online, delle strisce magari legate al mio quotidiano, che sono quelle che mi hanno poi fatto raggiungere un po' di popolarità all'inizio, è arrivata una casa editrice, mi ha detto: senti, ci fai un fumetto? Ho detto: no, ok, figata, e l'ho fatto. Così è nato l'intimissimo tipo che si chiama Quasi Rosso. Però è vero, sei quasi rosso. Cosa consiglieresti a chi vorrebbe entrare nel tuo mondo? Legatevi il più possibile alla voglia di raccontare cose. Non ai numeri, non ai like, ma raccontate cose senza avere troppa fretta. Fate i bravi, mangiate tanta verdura, bevete tanta acqua, idratatevi e fate cose belle. E seguite questo ragazzo che, devo dire, ho visto, mi sono emozionato, hai freddo addosso, te lo giuro. Poi abbiamo incontrato gli studenti che sono venuti a trovarci per scoprire questo universo di intrattenimento. Qual è la cosa che ti ha colpito di più? Allora, da grandissima fan di Stranger Things, chiaramente... Stranger Things, concordo, quindi sì. Bah, io sono abbastanza appassionato della Marvel. Ti capisco molto bene. Mi piace Iron Man. Hai usato scuola.net? Sì, okay, per qualche ricerca. E ho visto anche qualche tuo video. Bene, mi piacere. Molto. No? Su un altro foglio? No, sì.
Ok, iniziamo così. Anzi, finiamo, visto che siamo alla fine. Vabbè, oh, sullo script ce l'avevo all'inizio. Fatemi giocare un po' con lo storytelling, dai. Dicevo, i videogiochi, gli anime, i manga non sono solo semplice intrattenimento, ma sono opportunità per imparare lingue, socializzare, imparare. Non sono solo parolacce mentre giochi, ma sono valori. I fumetti e manga sono tornati in voga perché sono un retaggio della lettura dei genitori. Anche i videogiochi, ad esempio, sono dei veri e propri generatori di scambio e condivisione cross-generazionale. L'ultimo videogioco con cui hai giocato con tuo padre o tua madre potrebbe diventare il primo con cui giochi con tuo figlio o tua figlia. Adesso la butto sulla vena sentimentale, come se non lo facessi mai. Chiudi gli occhi. Pensa ad un momento felice della tua infanzia. Lascia che la tua mente vaghi tornando in quella dimensione straordinaria in cui lo stress e le ansie non esistevano ancora. Che ne so, la preoccupazione per la scuola, l'università, quel ragazzo o quella ragazza che hai paura di perdere. Ecco, tutto questo non esisteva. Ti ricordi che figata? Ti ricordi quant'era bello scoprire per la prima volta qualcosa? Lo senti il ronzio della spada laser di Luke? O il freddo del castello di Frozen? Alzavi le mani in alto quando Goku aveva bisogno di te. Che la risposta sia sì o no, sicuramente ti servirebbe una bella fuga nel multiverso.